visto questo video, quindi mi sto deliziando con la fantastica vista di me appena sveglia. Non mi tolgo mai il trucco prima di andare a dormire perché sono assolutamente pigra, quindi devo stare su tutta la mia faccia. E ora devo andare a lezione e fare colazione. Andare al seminario, andare a insegnare italiano. Poi penso andrò a farmi un giro in centro. Che bello che siano le 7:30, sono da letto alle 5. Perché alzarsi quando ho il cellulare accanto al letto? Posso vedere tutto da qui e sbagliare la password di internet. Grazie a Yosemite. Forse dovrei veramente alzarmi. Questa stanza è un cesso. Sì, è la prima cosa che faccio la mattina. Il computer. Sparate. Non voglio sapere. Il mio caffè che non sa proprio mentre la caffè. Questo è il fottuto microonde che parte e si sposta da solo. Eccolo qua. Bastardo. Scopriamo il tempo fuori oggi. Sole, 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 sole. Vabbè. Sì, dormo con la maglietta che mi è stata spedita da Gianni. Sto disperatamente cercando di convincermi che è ora di andare fuori perché sono in ritardo per la lezione, ma non voglio prepararmi psicologicamente al freddo. We can sleep perfectly fine from here, thank you. And yes, I'm typically excited because you already Ok, probabilmente non importerà a nessuno se sto vloggando, ma sto cercando un posto dove non c'è tanta gente che mi guarda. E ho scelto Hyde Park. Sono un genio, cazzo, è pieno di gente. In ogni caso, se volete venire appunto a fare una passeggiata da qualche parte, penso che Hyde Park sia il posto migliore qua a Londra. Un cancello con un unicorno. Let's go! Ok, vloggare in mezzo a questo casino è praticamente impossibile. Ho beccato per il corito Krishna, che sta cantando l'Hare Krishna. E sto cercando di raggiungere disperatamente Primark per comprare un pigiama unico per il tema della festa di stasera e sì, godiamoci Krishna ormai. Non commenterò. E almeno la gente non mi caga se sto vloggando da sola. Io so che non avrei dovuto, ma mi sto provando dei vestiti lo stesso. Ed è così che torno vittoriosa nella mia stanza che non vi farò vedere ora perché è troppo in disordine. Non è stata una giornata molto emozionante perché ho solo insegnato italiano, ho fatto lezione e sono andata in giro per il centro visto che appunto non dovevo fare da babysitter ai bambini. Io giro vagato a caso per Oxford Circus che era trafficatissimo, io odio quando c'è tutta quella gente che mi fissa. In ogni caso ora sono tornata nella mia bellissima stanza e domani non ho lezione, in più c'è il Bop questa sera che sarebbe quindi praticamente la sorta di discoteca della scuola dove tutti quanti vanno. Quindi sto cercando di trovare un senso a questa vita. Sto seriamente mangiando del cavolfiore come se fosse un popcorn.
Ma non è male. Ok, apparentemente qua saranno tutti quanti vestendosi con dei onesie, che sono quei tipo pigiamoni pelosi tinta unita col cappuccio d'animale che io volevo. Volevo Pikachu, volevo Totoro, ma da Primark non avevano un accidente, quindi sono rimasta da sola con me stessa a fare la sociale vestita di nero. Dettagli. Quindi sì, che bello. Evidentemente qua invece vanno molto di moda perché tutti hanno un onesie con i zebre, le mucche, le giraffe, le pantere, i conigli imbarazzanti, inquietanti. Andiamo a fare diversi. Che bello, amo la mia vita ogni tanto. Perché non posso avere 12 pound per comprare un onesie? Why? Can somebody tell me why? Let's go to pre-drinking. Questa è probabilmente la fine della giornata. Spero che sia stato interessante almeno per voi, perché per me è stato come vivere una giornata normale. Quindi sì, questo era un giorno nella mia banale esistenza.